Pochi giorni fa è salito in elicottero fino al ghiacciaio dello Schärschen per celebrare il centenario della tragedia dei 24 alpini travolti dalla valanga nel 1917. In Valtelline il cardinale Francesco Cocco Palmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, è di casa. Lui che qui ha parte delle sue radici. È nato sì a San Giuliano Milanese, il padre Alberto era abruzzese, ma la madre Giuseppina Ceppi, maestra, era di Sernio. E proprio nella chiesa del piccolo centro del Tiranese, la comunità pastorale dei Sei Campanili ha voluto festeggiare il suo 55esimo di ordinazione sacerdotale che avvenne in Duomo a Milano per mano dell'allora cardinale Giovan Battista Montini. Il saluto del parroco Don Gianluca dei Cassi. Ti ringrazio perché vivendo in mezzo a noi ogni estate porti la semplicità del pastore e la cordialità dell'uomo. Preghiamo oggi con te, Signore, perché tra le responsabilità, le difficoltà che incontri nel tuo ministero, possa continuare la tua missione di padre, di maestro e di dispensatore dei misteri di Dio con magnanimità e misericordia. Siamo qui a Sernio, hanno voluto celebrare il 55esimo anniversario, pensate un po', della mia ordinazione sacerdotale, avvenuta a Milano nel 1962. Sono tanti amici che mi hanno circondato, che hanno pregato per me, e questo mi dà grande gioia, mi sento veramente ancora più inserito nell'amatissima Valtellina. Il sindaco Eugenio Rinaldi ha sottolineato l'esempio di naturale attenzione che Cocco Palmerio rivolge ai bisognosi, ai senza lavoro, alle persone indebolite dall'età e dalla malattia, inesorabilmente ai margini della società, mentre il mondo avanza a grande velocità, a volte senza bussola. Un'attenzione che noi amministratori dobbiamo fare nostra, mettendo l'uomo al centro dell'attività amministrativa come gesto naturale, istintivo, profondamente umano. Per questo tutti i componenti del Consiglio Comunale di Sernio hanno individualmente aderito ad una sottoscrizione per un importo complessivo di 1.000 euro che saranno donati all'Aulus Lo Vuole il Cuore, della quale Sua Eminenza è promotore. Grazie di